Oh, ottimo, 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 ottimo. Tu muori. Cazzarola. Cazzo, 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 cazzo. No, no, no. Allora, via da casa mia innanzitutto. Cioè, proprio levatevi da lì. Sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui tornati sulla Frostbreath. Oh, motherfucker. Sì, siamo tornati su questa mappa che mi piace davvero davvero tanto. Ho qui il coso delle challenge, ho qui più o meno tutto quello che mi serve. Adesso vorrei andare un attimino a prendere l'albero che tutti mi avete detto che c'è, solo che io l'avevo visto, ragazzi. Cioè, non l'ho detto, l'ho detto nel video del secondo video, che è stato registrato subito dopo il primo. Quindi voi tutti dicevate: oh mio Dio, c'è delle vallecce a quarta, vai a vedere. Però io già lo sapevo. Eh già. Però adesso non mi ricordo più dov'è. Cazzo, ho dimenticato da che parte fosse. Non mi ricordo se da quella o da questa. Mi sa che è in quel punto verde lì. Mi sa. Quindi da quella. Sì, ora che mi ricordo, sì. Solo, sì, da qui sono già stata, quindi dovrebbe essere quel puntino verde che vedo là. Quindi adesso ho pescato un pochettino nel lago vicino casa per farmi un po' di cibo. Sto facendo notte perché sono stupida e esco a quest'ora e quindi ecco lì l'albero. Spero che insieme all'albero ci sia anche un po' di terra, perché con la terra possiamo fare altri alberi, possiamo fare tante cose. Invece senza terra la vedo tutta un po' più difficile. Ora, io non so se qui ci sono già stata. No, non ci sono stata. E va bene, allora ci starò. Cosa ci sei? Cosa ci sei? Attenzione, l'italiano di Charlie. Ci sono un sacco di chest. Però chest inutili, capite? Cioè non ci faccio niente con sta roba. Però lì ho visto del carbone, che può essere molto utile. E qua si esce. Che c'è delle leather. Va bene, ok, ci teniamo questa roba un po' inutile. Giusto perché dobbiamo. E perché si sta facendo notte e sono un idiota. Altro oro che non so. Wow, dobbiamo scendere qua giù. Lì c'era una crafting table. No, scherzavo, sembrava una crafting table, ma non lo era. Comunque, si è fatta notte. Fantastico, perfetto. E abbiamo solo due pezzi di pesce. Quindi dovremmo tipo tornare a casa subito. Delle cesoie che non so cosa potrebbero servirci per il momento. Per il momento a niente, esattamente a nulla, però. Sento rumore di zombie, maledizione. Allora, prendiamo in fretta e in furia questo albero. Dimmi che. Sì, terra. È tutta terra questa. Ottimo, ragazzi, ottimo. Finalmente una buona notizia. Quindi adesso prendiamo più legno possibile. Aspettiamo un attimo che cadano. Vieni qua, maledetto. Aspettiamo un attimo che cadano i sapling. Ci sono pericoli? No. Poi dobbiamo prendere anche i funghi che abbiamo visto. Perché una delle quest è di dare la zuppa di funghi a uno dei superstiti. Che sarebbero quei figli di buona donna che stavano vicino al nostro bellissimo aereo. Quindi dobbiamo anche fare questo. Adesso che abbiamo il legno sono un po' più tranquilla. E lo sono adesso anche che abbiamo un po' di sapling, un po' di terra, un po' di queste cose qui. Quindi ora va tutto un po' meglio. Lì c'è un creeper, quindi non direi. Ci sono creeper un po' dappertutto, diciamo. Ottimo. Ho la spada, però quindi non mi devo preoccupare. C'è un ragno lì su. Devo solo stare attenta ai miei adorati sapling. Eccoli qui. Poi di là c'è casa, se non mi sbaglio. Però lì ci sono dei funghetti. No. E sangue. Sangue e redstone. Posso scendere di qua? Sì, posso. Ma qua. No, guardate, c'è una caverna! Solo che non ho torce. Mannaggia la miseria, paper, che non mi serve un cazzo. Prendiamola. Prendiamo anche la cesta, perché siamo abituati così adesso. Quindi, ragazzi, questi episodi probabilmente un po' saranno preregistrati. Non per mia volontà, ma semplicemente perché devo partire. Quindi me li sto preparando. Quindi, se. Non leggo i vostri commenti. Sappiate che per questo.
Muori. Muori, muori. Ok, perfetto. Mi ha anche dato questo che è un po' più resistente della pelle. Cioè, oddio, resistente no, però. Quindi prendiamoci gli ultimi sapling e direi di tornare a casa. Sapling, muovetevi a cadere perché ho bisogno disperato di voi. Ok, sto scappando da lì perché ci sono degli scheletri che mi hanno puntato in modo assolutamente inutile e stupido. Quindi adesso scappiamo un attimo a casa prima che io muoia. Non voglio assolutamente morire con la roba che ho al momento. Quindi direi di raggiungere velocemente quella che io chiamo casa, ma che in realtà non è una casa. E vediamo un attimo gli obiettivi. Poi tornerò durante il giorno e con un po' più di vita. Tornerò nell'albero, cioè dove sta l'albero, a prendere i sapling che sono rimasti. Però al momento qua dentro. Ottimo! Allora, vediamo un po'. Che cosa abbiamo? Abbiamo un bel po' di legno. Abbiamo un bel po' di ceste, dobbiamo allargare questa casa. Vabbè, dobbiamo spostarci là perché secondo le quest adesso ve le faccio vedere tutte. Dobbiamo trovare Find Work Clothes, in use l'abbiamo già fatto. Craft torches and place them inside the aircraft, dobbiamo finire. Light a bonfire, non so cosa intenda. Penso che debba dare fuoco a un pezzo di legno, non ho idea. Dobbiamo rendere un posto sicuro l'interno dell'aircraft, quindi dobbiamo stabilirci là. Poi la prima notte l'abbiamo fatto, dobbiamo trovare del cibo e dell'acqua vicini, l'abbiamo fatto, dobbiamo dare il cibo e l'acqua ai sopravvissuti. Ancora, abbiamo dato solo l'acqua, se non mi sbaglio. Abbiamo fatto questo qui di buttare giù un albero, Tame a Wolf, ancora non abbiamo trovato un lupo, e dobbiamo fare un SS symbol usando i blocchi di legno, quindi niente di difficile. Dobbiamo mettere in salvo i sopravvissuti della coda, quindi penso che sia sopra la montagna, che c'è la coda dell'aereo. Poi dobbiamo mangiare carne di zombie, abbiamo fatto. Craft bow and arrows non abbiamo fatto. Esplorare il villaggio abbandonato ancora no, perché non so quale sia. Forse quello laggiù, ma non ne sono sicura. Dovremmo fare uno snowman e esplorare la base abbandonata. Poi vabbè, c'è la storia che non ci interessa al momento. Quindi siamo messi in una buona posizione, più o meno. Ok, sono uscito un attimo perché volevo, senza niente ovviamente, perché non ho intenzione di perdere tutta la mia roba. Sono uscita 2 secondi per riuscire a mandare via questi mostri fastidiosi da casa mia. Ok, perfetto, fantastico. Sono riuscita anche a non morire, ottimo. Tu pure fatti una dormita. Quindi, ricapitolando un attimo quello che abbiamo fatto, dobbiamo rendere sicuro l'interno dell'aircraft e l'abbiamo quasi fatto tutta questa parte. Dobbiamo solo mettere un po' più di torce giù e su. Soprattutto su perché sento rumore di ragni che mi danno fastidio. Quindi dobbiamo solo togliere tutta questa roba, tutti i carpet voglio levare perché sono veramente inutili e fastidiosi. Poi qui c'è il tipo che deve starsene al sicuro. Questo non mi serve però al momento. Poi anche sopra dovremmo, penso, sistemare un po'. Ma nemmeno tanto. No, sopra non più di tanto. Quindi dobbiamo sistemare un po' l'interno dell'aircraft. Penso lo faremo nel prossimo episodio. Sì, sicuramente. E per fare un'altra quest molto molto importante. Poi, oh, ottimo, 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 ottimo. Tu muori, cazzarola, cazzo, 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 no, no, no. Allora, via da casa mia innanzitutto. Cioè, proprio levatevi da lì, senza alcun dubbio. Qui mangio questi, anche se sarebbe completamente inutile. E mi allontano da tutto perché non ho intenzione di. Ok, ragazzi, quindi ottimo, 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 ottimo. Qua dentro. Ah, qui c'è una cava. È pieno di cave questo posto. È pieno di cave questo posto. Quindi, io direi che per questo video è decisamente tutto. Ho preso il legno, adesso lo vado a sistemare. Poi vabbè, entrerò anche un po' in dovrò entrare anche un po' in queste cave che sembrano molto molto importanti per la trama. Per la trama? Per la trama? Perché vedo che c'è del coal all'interno, il coal ci serve parecchio, quindi mi farò un bel giro in questi posti. Stando anche molto attenta a tutti questi creeper e a tutte queste schifezuole che stanno qua in giro. Tu muori. Tu
ti ammazzo io, se no bruci il drop che mi serve. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa mappa vi stia piacendo quasi quanto, almeno quanto sta piacendo a me, perché a me sta piacendo davvero tanto, mi piacciono le mappe survival, mi sono sempre piaciute e mi piaceranno per sempre, infatti se ne avete da consigliarmele non esitate a farlo perché adoro giocare a queste mappe, qua sotto c'è altro, qua c'è un sacco di roba, insomma adoro esplorare un po' anche off camera qui a quanto capisco, perché c'è tanta roba bella bellosa. Qui vedo della luce che mi piace parecchio. Quindi, niente, qua c'è un altro buio che andremo poi a riempire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.